Passa. Il vostro compito è la sicurezza della base. Dovete proteggerla dall'esterno e nell'interno. Messaggio urgente. Gli operai non devono comunicare coi tecnici. E tantomeno parlare di quello che succede nei laboratori. Questa mitraglietta è la M5.56. Io credo che non la conoscete perché è un'arma piuttosto sofisticata. Però lui vi spiegherà tutto quello che c'è da sapere. La paga iniziale è di 120.000 pesos. Ogni 6 mesi c'è un viaggio gratis a casa. Ah, dimenticavo. Chi tocca la bianca? C'è qualche domanda? Sì. Signore, si può scrivere a casa? Assolutamente no! Signore, voglio fare una domanda che non c'entra niente, posso? Falla. È la pistola di suo padre, quella? Sì. Sì, è la sua. La usa quando viene qui. Cosa c'è? È per l'etere. Tra un po' qui ci dovremo fermare. Questa è da trasmettere immediatamente. Ogni giorno una rogna. Cosa aspettate? Andatevene! Andatevene! Va bene. Come ti chiami? Miguel. Diego. E io sono Jesus. Jesus? Diego. Lui vi insegnerà a usare la mitraglietta M5.56. Avete altre domande da fare? Sì. Si può scrivere alla ragazza? Ma è una mania! No, no, non si può! Scusi, signore. Cos'altro? Ma si può... E dillo! Giocare a football. Beh, ecco, perché no? Grazie. Veramente non si è mai fatto, ma se trovate un pallone... Dica, Miguel! La porta è fatta! Ehi, tira qui! Sotto, sotto, ragazzi! Ehi, ehi! Ferma, ragazzi! Forza Medellin! Giochiamo, giochiamo! Dai, su! Dai, così! Prendi questa! Tira subito! Tira! Tira! Bravo! Viva! Stronzi, cornuti, stronzi, stronzi, coglioni! Lo sapevate che era proibito! Scusa! Cosa c'è ancora? C'è una notizia bomba, puoi venire di là. Il nostro paese... Fernando, tu sai quello che devi fare. Quando? Ora! I mandanti sono certamente da ricercare negli ambienti mafiosi. Il candidato alla presidenza della Repubblica, senatore Luis Carlos Galán, è rimasto ucciso a Soacha durante un comizio di piazza alla presenza di 10.000 persone. Il senatore aveva condotto una vivace campagna contro i narcotrafficanti. Così impara a fare il salvatore della patria. Che faccio, lo chiamo? Sì. Passami il telefono. A qualche giorno dall'assassinio del giudice Valencia e a qualche ora da quello del capo della polizia di Antiochia, questi tre delitti simboleggiano l'attacco mortale sferrato dai narcos contro lo Stato e i suoi tre poteri. È libero, ma non risponde. Il presidente della Repubblica ha invocato lo Stato d'assedio. Ciao, papà. Non c'è un minuto da perdere. Signore? Ah, sei tu. Mi hanno detto che hai le idee più chiare. Sì, signore. Bravo, è questo che conta. Stai bene con noi? Benvenuto, signore! Ok, ragazzi, tornate ai vostri posti, andiamo! Tutti ai vostri posti, avanti! Buongiorno, signore! Voglio tutti gli elenchi e i libri contabili. Rapidi, svelti, svelti! Ma bisognava proprio ammazzarlo. Ci sono anche questi. Perché? Pensi che con Galán presidente si stava allegri? E con le altre? Ci saremmo trovati a New York in manette. Si poteva lasciarlo vivo? Beh, no. Ah, lo capisci questo? Non si poteva. Certo, si arrabbieranno di brutto e verranno anche qui. Ma falli sfogare. Tanto non cambia niente. E poi è tanto che quelli lassù non fanno una bella figura. E noi gli daremo il campo su un vassoio d'argento. The statement made by Michael Levine, former agent with the Drug Enforcement Agency, caused great impact in the media. The war against drug trafficking is a fake, he said. Nobody really wants to fight it. The Pentagon and the CIA can no longer daydream about communism. They now use the drug war as an excuse to justify their budget. Attenzione, attenzione. He also added that queste mitragliette col cazzo. Interrompiamo eccezionalmente i programmi per trasmettere in diretta l'appello del capo dello Stato, presidente Virgilio Barco, a tutta la nazione. Il momento è grave.
La Colombia è in guerra contro i terroristi e i narcotrafficanti. Il governo ha deciso di procedere alla loro estradizione in base al decreto di stato d'assedio già esistente e finora mai applicato. Gli accordi di estradizione tra il governo colombiano e gli Stati Uniti. Martinez Romero. Papà, hanno preso Joaquin. Sicuro. Nonostante che Martinez sostenga di essere innocente, la polizia ha dichiarato che martedì inizieranno le frasi. Ti giuro che per ognuno di noi che quei figli di puttana consegnano ai gringos, li ammazziamo almeno 10 giudici. Maledetti. Non solo ci fanno la guerra, non solo siamo controllati dalla DEA, ma sono anche pronti a consegnare il paese ai Marines come se fossimo una colonia. Dicono che siamo dei criminali, dei sanguinari. Ma se fossero veramente onesti come vogliono far credere alla gente, dovrebbero anche riconoscere che senza la nostra opera di pulizia il paese sarebbe in mano ai comunisti. Noi abbiamo salvato il paese dalla bancarotta. Perché senza di noi la nazione sarebbe col culo per terra. Chi ha salvato la Colombia dalla recessione e dalla crisi economica? Ditemelo, chi? Il Banco della Repubblica. Perché e come? Perché ha aperto una porticina segreta? Perché possano entrare i narcodollari, ecco il perché. Voi mi capite, vero? Ben detto, signore! Ebbene, noi, in questo momento così difficile, vogliamo preparare a questi signori una piccola sorpresa. Sì! Andiamogliela! Bravo! Vi lasceremo il campo con qualche sacchetto di polvere e ne costruiremo 10 in più e migliori! Grazie. E per finire lasciatemi dire un'ultima cosa. Meglio stare in una tomba in Colombia piuttosto che in una cella degli Stati Uniti. Viva!